Cerruti Felice Bauduc nasce a Torino nel 1818. Esordì nel 1842 alla Promotrice torinese come pittore e litografo di cavalli e scene di equitazione all'inglese, a cui affiancò in seguito soggetti romantici, di genere e paesaggi con reminiscenze da Zellian. Con la prima opera commissionatagli da Carlo Alberto per Palazzo Reale, combattimento di tre italiani e tre francesi nelle Fiandre alla presenza di Tommaso di Savoia, si affermò come pittore di battaglie, che eseguì numerosissime, con tecniche diverse, operando nel genere una sensibile evoluzione in chiave verista. Al seguito di Ferdinando Duca di Genova, che sarà il suo principale committente, partecipò alla prima guerra d'indipendenza, rievocandone poi gli episodi in grandi tele. Dopo l'unità, accanto ai dipinti legati alla documentazione della seconda guerra d'indipendenza, l'artista dedicò più ampio spazio ai soggetti di genere e al paesaggio, esponendo alle mostre torinesi rappresentazioni di sagre paesane e temi esotici aderenti al contemporaneo gusto per l'orientalismo. Cerruti Felice Bauduc si spense a Torino, il 24 novembre 1896.